ragazzi e benvenuti ad un nuovo video unboxing riguardante il sito Banggood. Quest'ordine riguarda un tavolino per PC. L'ordine ha impiegato a giungere a destinazione pochissimo tempo, sorprendentemente in quanto arriva dalla Cina, ha impiegato infatti circa 6 giorni, una settimana, quindi un tempo molto ristretto rispetto al solito. Il costo di questo prodotto è di circa 25 dollari, non ricordo precisamente, comunque vi lascerò il prezzo e tutte le informazioni per l'acquisto nella descrizione del video. Adesso andiamo ad aprire il pacco e vediamo il contenuto. Come sapete, Banggood è un sito affidabile, ho già fatto qualche unboxing riguardante questo sito. Ed ecco il prodotto. Adesso vi mostro la confezione da vicino. Ecco qui, multifunctional laptop table, quindi è un supporto per PC, come vedete dall'immagine, che può essere posizionato in diversi modi per essere comodi nell'utilizzo del PC. Qui ci sono le varie modalità di utilizzo. Può essere utilizzato sul sofà, quindi su un divano, a letto, su un tappeto, sul prato, vabbè, vorrà dire che può essere utilizzato all'interno e dall'esterno, e sulla scrivania. Ok, adesso andiamo ad aprirlo magari e vediamo da vicino come è fatto. Scusate, qui ci sono le misure del tavolino, che è indicato che si tratta di 420x260 cm, giusto per farvi un'idea sulle dimensioni. Dovrebbe essere già montato, vediamo se è vero. Un po' di stirolo a protezione. Altro po' di stirolo. Una basetta per il mouse, suppongo. Altro po' di stirolo. Un manuale che indica tutte le varie modalità di utilizzo del tavolino. Ed infine il tavolino vero e proprio. Ah no, c'è un altro pezzo qui. È la vite per fissare il supporto del mouse. Andiamo a vedere come aprire le gambe del tavolino. Ah, ok, ho capito come funziona, ve lo faccio vedere. Per aprire le gambe bisogna tenere premuto questo pulsante e spostare, ruotare l'asse e poi fargli fare lo scatto per dare la posizione. Lo stesso dal lato più basso, si dà la posizione e scatta. E lo stesso sull'altro lato. In questo modo si potrà dare al tavolino qualsiasi forma si voglia. Riguardo i materiali, già al tatto vi posso dire che è molto solido. Qui è interamente costituito da metallo, mentre le gambe sono in plastica. Però devo dire che è una plastica abbastanza rigida, quindi secondo me è resistente e regge comunque il peso di un PC. Ah, altro dettaglio degno di nota è questa lavorazione bucherellata nella parte in cui va appoggiato il notebook, proprio per favorire la fuoriuscita dell'aria attraverso le ventole del PC, in modo da non farlo surriscaldare. Questo è un problema che di solito affligge questi tavoli per PC. Ok, andiamo ad aprire anche le altre gambe.
Ora ho dato, non ho dato la stessa altezza. Praticamente per dare la stessa altezza al tavolino dovrei posizionare per bene l'angolatura. Ad esempio qui c'è una freccetta, non so se si vede bene dal video, che indica l'angolatura. Quindi qui a 120, anche dall'altro lato dovrò dare 120. Infatti era a 90. Anche di sotto. Ok, abbiamo portato più o meno la stessa altezza, va sistemato un pochino perché adesso è troppo sollevato, ma nel frattempo andiamo a montare il supporto per il mouse, che va fissato lateralmente. Non so se vedete, qui c'è un forellino al quale andrà applicato il supporto. Il supporto del mouse è in plastica rigida. Qui c'è la vite. E qui due ulteriori sostegni in plastica. Ok, andiamo allora a fissare la basetta. Qui c'è un pezzo in silicone che va fatto aderire sull'aggancio laterale per proteggerlo. Ok, questo è posizionato. Andiamo ad inserire la vite in questo foro. E agganciamo il supporto. Ok, il supporto è fissato. Poi ci sono questi due pezzi che sono delle fibbie antiscivolo, che andrebbero inserite qui al limite del supporto per il mouse, in modo che il mouse non possa scivolare verso il basso e quindi cadere. Va bene, per adesso non le fissiamo. Intanto andiamo adesso a ruotare il tavolino, perché mi sono accorta di averlo posizionato al contrario. Andiamo a vedere gli angoli, 90 e 90, e adesso pieghiamo le gambe. È una prima posizione che può avere il tavolino. Andiamo a vedere un'altra posizione. Ad esempio potremmo sollevare interamente le gambe. In questo modo, ed avere quindi un tavolino molto più alto e poterlo utilizzare sul divano. Ovviamente andrebbe un po' piegato, io vi sto facendo vedere alla svelta le varie posizioni. Oppure ancora abbassare totalmente le due gambe. Ecco, qui l'ho finalmente sistemato. Questa è la posizione che potrebbe assumere ad esempio a letto quando si è sdraiati. Vi faccio vedere, per esempio,
facciamo una prova pratica. Si infilano le gambe e questo va comodamente posizionato su di voi. Qui va il mouse ed è una posizione comodissima a letto, oppure anche su un divano, dove preferite. Ma adesso facciamo la prova con un computer, che neanche a farlo apposta ho qui. Andiamo a posizionarlo così da simulare la prova. Ecco qui, ve lo giro. Ok, questo è il PC e potrete comodamente lavorare sul vostro PC. Ok ragazzi, questo era il prodotto di oggi. Se vi interessa, come al solito, io vi lascerò tutte le informazioni per l'acquisto nella descrizione del video qui in basso. Il sito è Banggood e il prezzo è più o meno di $25. Comunque vi lascerò anche quello scritto in alto sul video. Per il video di oggi è tutto. Se non siete ancora iscritti al canale, vi consiglio di farlo e di attivare la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno riguardanti sia Banggood ma anche molti altri siti di acquisti online. Quindi se non siete iscritti, iscrivetevi. Vi ricordo inoltre di seguirci su tutti i nostri social, soprattutto su Instagram, dove siamo molto attivi e dove ci chiamiamo real_unboxing. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!